Chissà è una tarandeggia di presenza, sonata nda provincia di Cosenza. A giù si vattano forti pede e mani, soprattutto chiedi di San Lucidane. Sto suono ha regalato gioia ed allegria, sia suonato in già una casa, sia suonato in mezza a via. Questo suono di zambugna, io ci ho fatto un documentario e vi presento a tutti quanti, Mastro Vincenzo Cesari. Di notte se sei a letto, sente la zambugna alla porta che vengono a fare la giornata, ti alzi subito. Ah, quando sente l'organetto ti alzi, ma non ti alzi come ti alzi la zambugna, ti porta l'altra. Gradimento, ti porta più divertimento. Quindi uno può venire a casa suonando che per te non è un problema? No, io ci vengono molto, mi dispiace, ma quando vengono suonando, sono detto perché sono io sempre suonando. Che allegria, che ospitalità, che carattere, che carisma. Mastro Vincenzo è molto conosciuto, stimato e rispettato in tantissimi paesi della Calabria e non solo. Ha portato in alto il nome del suo paese, San Lucido, regalando ai sanlucidani una forte identità culturale. Che classe! Mi sono innamorato, tutti suonavano i parenti. Il 46 è arrivato mio padre, papà, dalla guerra, si suonava. Lui, io mi sono abituato a morire, a suonare. Io mi sono abituato con questa sordolina, mi sono abituato da piccolo, sempre sordolina, l'ho buttato tutti in giro, anche nella Sicilia l'ho avuto. Dove andavo a lavorare me ne portavo, la Svizzera, al nord, tutto. Cremona, Pavia, Milano, Torino, Bergamo, l'ho girato tutto, quando lavoravo tutto. La zambogna sempre vicino a me. All'Università di Salerno sono stato a suonare per 5 anni, poi non ci siamo andati più. Mi trovo a Bombicino, Santo Ciriaco, mi trovo a Lupizzoluto, a Madonna Lupizzoluto, a Bisignano, Santa Croce, a San Pile, a San Marco, sono tanti paesi che giro, spero di girare ancora. Lo strumento è composto principalmente da legno, canne e pelle di animale, materiale facilmente reperibile per i pastori. Abbastanza complessa è la costruzione, per non parlare poi dell'accordatura. Si dice che a zampugna accorda decimisi e ne sono a due. Ma chiudi capra, perché tu non vai. Io dentro. Puoi passare, vai. È la padrona della casa. Con la capra bene meglio, la pelle dell'agnello sono lo stesso, non sono io. Poi questa si chiama, noi chiamiamo questo, si chiama chip. Poi ci sono 4 zambogne. Questa si chiama la tomba. Questa fa il suono più grande. Che è quello con questa qua, con questo buco. E questa è la zambogna destra. Zambogna destra. Poi questo si chiama la manga. A sinistra, questa a sinistra che c'ha 4 buchi e qua chiuso. Si chiama manga. Di dentro ci sono 4 trocci di canne, queste cose qua. Queste. Di dentro. Ah, dentro c'è una canna? Sì, 4 canne. Questo noi chiamiamo fischietto. Fischietto. Che quando sei fuori, dentro di casa no, perché gli do troppo. Quando sei fuori, lungo la strada, lungo avanti la casa, di notte, la luce di blu questo che di più. Però prima bisogna contare queste 3. E poi ci libri questo. Cosa c'è qua dentro? C'era? C'era di chi? Di api. C'era di api. Questa serve per regolare la grandezza dei buchi. Questi sono dentro le zambogne, guardi queste qua, deve trovare la misura e ci va giusto nei buchi, no? Un fischietto ci va un più piccolino, così, le zambogne ci va più grande. Questa è la canna che va dentro la zambogna. Allora, questo è un fischietto, un fulmine. Zambogna dentro, è la sinistra.
Questo è, diciamo, che è il tuo primo strumento, ok? È il primo strumento che mi hanno fatto i zii, la di montagna, questa qua. Dopo, questa è la che poi prende la canna, poi si prende la canna più piccola dentro, la spacca. Fighissimo, fai vedere questa. Vedere questa qua. Che sistema, ragazzi. C'è un pezzo di legno di picco, qua, dentro. Questa è un'altra? Questa è la prima che ho comprato, 1950. 1950? L'ha comprato mamma mia. Costa 27.000 lire. 27.000 lire? Lire, 1950. Le ultimine ricordo, mi guadagna chiesto. Sai quanti ricotti vendiamo ogni giorno? 50, 60 ricotti. 5 euro l'uno. Sono, zampugna mia e dammi voce. Perché quella bella mia siamo nemici. E io mo quella bella ci faccio pace quando l'acqua do mare si fa dolce. Dov'è che si ritrovano spesso i suonatori di zampogna? Beh, penso alle feste. Quindi diciamo che la zampogna è uno strumento che porta festa, allegria. Porta allegria la zampogna. Porta allegria. L'altra sera sono arrivati qua e sono rimasto contento. Che suonavano. Perché sono titolato la zampogna, mia moglie ha detto, esce c'è la zampogna. Quando sono arrivato qua c'è la zampogna era davanti a casa. E abbiamo fatto pure un paese di suonato. Ok, vuoi fare un saluto agli amici calabresi che sono nel mondo? A tutti gli amici, tutti che li conoscono, tutti. Ai colleghi senatori. Mi spiace, ne ho perduto uno, che era un grande amico fratello. Era come un fratello. Questo l'ho perduto, purtroppo, se vuoi passare. Ciao a tutti gli amici del mondo, tutti che mi conoscono, sono Vincenzo Cesare, ciao da San Lucido, provincia di Cosenza. Ciao a tutti. Fare l'intervista a Mastro Vincenzo ed è arrivato pure lui che lo dovevo intervistare poi, però lui è qua, ci ha chiesto un attimo una motoserra, capite, taglia un albero, cose che succedono.